finale. Tutto sommato pareggio giusto. Sì, sì, secondo me sì. Solo nel finale abbiamo rischiato qualcosina, anche perché comunque Novellino ha messo due punte molto forti fisicamente, buttavano queste palle là, però siamo stati molto molto bravi a gestirle, insomma. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, era la mia prima partita in un campo difficile come Avellino contro una squadra comunque difficile da affrontare in un buon stato di forma, per noi era un test provante e davvero sono molto soddisfatto di quello che ha fatto la squadra. Ripartiamo da tante buone cose, alla fine su un paio di contropiedi potevamo anche gestire meglio la situazione, ho sognato anche il colpaccio, però è vero, non ho mica vinto, insomma, pareggio. Risultato positivo. Abbiamo fatto la nostra partita senza però rinunciare mai, abbiamo attaccato con, tra virgolette, un po' troppo timidi, ecco. Sicuramente potevamo fare di più, soprattutto nel primo tempo, negli ultimi 15-20 minuti avevamo secondo me la partita in mano e lì però non siamo stati cattivi nell'andare a provare a sbloccare il risultato con maggiore convinzione. Nella seconda parte, soprattutto alla fine, avevamo anche speso tanto, quindi abbiamo magari gestito un po' peggio la palla e abbiamo fatto più fatica a uscire dall'area, come dicevo prima, anche per la fisicità con cui stava concludendo la partita l'Avellino. Però alla fine mi sembra che Jacobucci, a parte le due uscite finali sugli angoli, grosse parate non ne abbia fatte.